Sono 3 giorni che sto cercando di realizzare questo video e non ce la sto facendo per le condizioni meteo. Oggi ha piovuto, adesso ha smesso, ma soprattutto c'è un forte vento, quindi spero che si senta qualcosa. Questo video sarà un po' il collage delle immagini che ho raccolto in 3 giorni di corse sul lungomare. Ciao a tutti e benvenuti a Livorno. Siamo in prossimità del porto, all'inizio di Viale Italia, la via che costeggia il lungomare. Oggi vi porterò a scoprire il bellissimo lungomare di questa città toscana che io non conoscevo. Poche centinaia di metri, abbiamo svoltato subito a destra dove c'è la capitaneria di porto, lo scoglio della Regina, c'è questa torretta dove si può salire e vedere, oltre a questo sedere, il mare dall'alto. Ma dato che non possiamo mica fermarci così subito, riprendiamo la nostra corsa verso il lungomare Viale Italia, noto anche come Viale Regina. Poco meno di 1 chilometro, superato l'acquario, siamo quasi arrivati alla perla di Livorno, ovvero Piazza Mascagni. Oggi c'è un po' di vento, eh? Un 1,5 chilometri circa, superiamo la chiesa di San Jacopo in acqua viva e la baracchina bianca. Ora alla mia destra c'è l'Accademia Navale. C'è da dire che c'è davvero molta gente che passeggia e soprattutto che si allena. Livorno, una gran città di corridori. Quasi al 2° chilometro, siamo appena passati sotto le barriere della Regina Margherita. Proseguiamo sulla ciclabile. Due chilometri e mezzo, poco più, dopo lo scoglio dell'Accademia, il monumento, eccolo qui, al marinaio. Qui è molto bello perché c'è la possibilità di correre sulla ciclabile di fianco qui a Viale Italia, stiamo uscendo dalla città andando verso sud, oppure è possibile correre qui sul brecciolino ma di fianco al mare. Per bere nessun problema perché dopo la spiaggia del Feliciaio, siamo al 3° chilometro poco più, si trova credo la 3ª fontanella che ho già trovato da quando sono partito. Scatta al 4° chilometro, arriviamo a questo gigantesco piazzale. Credo che sia un'area per mercati o per feste. Arrivati alla foce del Rio Ardenza, ci stiamo praticamente lasciando alle spalle la città. Mentre il sole tramonta sul mare, noi stiamo proseguendo sempre in direzione sud. Non manca molto al compimento del 5° chilometro, siamo nel quartiere di Antignano. La fortuna che hanno i livornesi che si possono godere il tramonto dalla spiaggia della Tamerice. O Tamerice.
Approfitto di questo punto un po' più riparato dal vento, dunque 5 chilometri, 8, quasi 6 chilometri, siamo in prossimità del parco della ballerina, il mio percorso è quasi arrivato a compimento, nel senso che tra un po' dovrò fare dietro front e tornare verso il centro città. In realtà finisce qui anche il percorso, perlomeno quello più carino, più turistico. Si potrebbe sicuramente continuare poi in direzione di Costiera Calafuria, ma al compimento del sesto chilometro direi che per oggi abbastanza posso girarmi e tornare indietro. E comunque trovate le città che hanno a disposizione un unico percorso ciclo pedonale lungo almeno 6 chilometri. Quindi devo dire Livorno, città che non conoscevo, sicuramente dal punto di vista turistico è una città assolutamente runner friendly, ci si può allenare e correre in tranquillità con un percorso lunghissimo con anche un gran bel panorama. E dal punto di vista della vita, sicuramente una città tutta da scoprire. Se ci sono così tanti runner in circolazione, non può che essere un bel posto. Quindi allo scoglio della ballerina finisce il mio percorso. Per questo video da Livorno è tutto, spero che vi sia piaciuto e se venite a correre da queste parti ricordatevi di me. Grazie per l'attenzione e appuntamento al prossimo video, io mi faccio altri 6 km di corsa per tornare indietro. Seconda sessione da 6 km a ritmo un pochino più alto andata, si suda, sono le 8:30 è il 15 di settembre e nonostante il vento fa ancora parecchio caldo. Da Livorno di nuovo è tutto, grazie, alla prossima!